succede a sti ragazzi? Perché succede che quando devi portare a casa un risultato importante e hai paura di non portarlo a casa, ti crea, ti blocca così. Perché non può essere una metamorfosi fra il primo e il secondo tempo. Cioè il primo tempo abbiamo giocato un grande primo tempo, una grande palla a terra, abbiamo creato tanto. E poi il secondo tempo, quando cominciamo a pensare, oddio, adesso dobbiamo portarlo a casa, ci si blocca l'ingranaggio del cervello. Quindi è una crescita che dobbiamo tutti accettare. Capisco che faccia male a tutti, capisco che faccia male ai tifosi, capisco che faccia male alla società. Io la prendo, cioè, adesso prendete con lui, sapendo che c'è un momento di crescita, che abbiamo bisogno ancora di tempo, che abbiamo bisogno di trovare che i nostri giovani si liberano ancora, che i vecchietti capiscono che nei momenti bisogna prendere determinate decisioni. Perché è già 4 partite che facciamo dei primi tempi belli, specialmente oggi secondo me abbiamo fatto il più bel primo tempo della Serie B, e poi secondo tempo quando dopo 2 cose che la palla non ci riesce a giocarla bene, ci si inceppa il cervello. Quindi devo lavorare su questo, io sono consapevole del lavoro che ci sarà da fare, sono consapevole che dovremo salvarci l'ultima giornata, se capiamo tutti questo, io sono convinto che ci salviamo, ve lo posso promettere, però bisogna capirlo tutti, che ci saranno delle scoppole, che ci saranno delle vittorie, però bisogna sapere accettare allo stesso modo le sconfitte e le vittorie, allo stesso modo. Però ieri parlavamo, no? L'altro ieri, del fatto che praticamente rendimento in casa, quinto, sesto posto. Sì, sì. Rendimento fuori casa da retrocessione. Sì, infatti sì. Un punto in quattro partite. 9 gol presi, però mister, sono tanti. Cioè, voglio dire, adesso lasciamo perdere gli ultimi, magari che forse. Vabbè. Adesso parliamo poi del fatto, perché ora dobbiamo parlare anche, cominciare a parlare anche del fatto arbitrale. Ma cosa ha fatto? Il secondo gol era fallo netto sul nostro giocatore. Prima c'era un fallo di mano di Donnarumma e quello che ha preso il calcio d'angolo del gol dell'1-1 era fallo di mano che ha anticipato il nostro portiere. Clamoroso il rigore inesistente, mi viene da dire che le partite si giocano su queste. E quindi il rigore c'è quello di Bro. Si trattengono tutte e due. Ma ingenuità pazzesca. E poi c'è Caroni, vabbè, è stato più alto, Donnarumma è più grosso. Hai capito, ma se gli metti le mani sulle spalle è fallo. A me me ne hai fischiati 2 al limite dell'area di Cappelletti e non capisco perché allora no dentro l'area. Comunque, al di là di questo, noi ho detto, bisogna cominciare. A me è parso, sinceramente, che a un certo punto, benissimo il primo tempo dei centrocampisti, nel secondo tempo 30 metri indietro e tutti e 3 in difficoltà, perché anche Davide è andato in difficoltà. Cioè, Mazzocco. Sì, è vero. Noi, allora, una piccola scusante di oggi, che noi abbiamo giocato martedì sera. Vabbè, c'era la fatica. Era la fatica, è la prima volta che i miei giocatori, sia lui che Buzzetti, hanno avuto i crampi. L'infortunio di Trevor ci ha creato un po' di scombusso. Però è normale, questo è dovuto al fatto che dice, mi arretro così porto a casa il risultato. Non è così. Non è così. Ma quali sono i segnali? Glieli dà l'allenatore? No, è una cosa inconscia che in questo momento avviene. Prima possibile dobbiamo arrivare a trovare il rimedio, perché non possiamo avere un rendimento così in casa e fuori. Dobbiamo trovare un rimedio che l'allenatore deve trovare lavorando sulla testa dei giocatori, e sono convinto che noi ci salveremo soffrendo, però ci salveremo. Come mai il cambio di Bonazzoli? Perché a nostro avviso si è rivisto il Bonazzoli delle prime partite, almeno nel primo tempo ci è piaciuto alla tribuna. Come mai hai deciso di sostituirlo così presto? Non riuscivo più a scattare da una parte a quell'altra, ho messo Cisco che tutti dicevate che doveva giocare titolare, avete visto oggi che fatica fa a giocare, e quindi ho fatto una scelta. Avevamo bisogno di profondità, lui non riusciva, ha avuto 2 situazioni per andare dentro e ha fatto veramente fatica. Poi le scelte sono dettate ai momenti, ho fatto, quando secondo me ho visto che cominciavamo a ancora a buttare la palla laggiù, ho detto metto Cisco, forse arriverà una palla, che l'ha avuta sull'1-0, che è stato bravo, mi sembra Romagnoli, che poteva fare rigore, è stato bravo a metterlo, ecco, in quella situazione lì. Però io alla squadra non c'ho niente da imputargli. Chiaro che fa male perdere così, fa male dopo una prestazione del primo tempo. Noi dopo, ho detto, al 17esimo abbiamo preso il primo gol e siamo crollati. È una questione mentale. Dobbiamo essere bravi tutti insieme a riuscire a capire che le partite vanno a giocare al 90esimo. Processo di crescita, di esperienza. Avevamo 9 esordienti, anche oggi sono 10. Ma difatti questo è vero. Per esempio anche Clemenza. Primo tempo benissimo. Secondo tempo è sparito.
sparito, cioè un giocatore che tecnicamente non gli si può dire nulla. Sì. 9 sotto in B oggi in campo. Sì, perché se contiamo le 5-6 partite. Sì, certo. No, 9 sotto, sotto. No, ma difatti, io dico, per me sono peccati di inesperienza. Certo, sono peccati di gioventù. Sono però è anche vero che ti sconcerta vedere giocatori che nel primo tempo danno 100 e che nel secondo tempo crollano a 0 o a 10. Ecco, quello, gli stessi giocatori. Sì, sì, ma il problema è questo. Devo trovare una chiave di farli stare sul pezzo 90 minuti facendogli capire che con... giocando come abbiamo giocato il primo tempo si può portare a casa dei risultati. Come? Con queste scopole forse. Io non li ho accusati, anzi sono stato molto tenero nei confronti perché secondo me hanno fatto un buonissimo, ottimo primo tempo e anche la prima parte. Dopo il primo gol ci siamo sciolti. Vuoi forse mancata un po' di energia, di benzina, vuoi perché questo, come hai detto te, è il fattore di testa, ci fa arretrare di quei 25 metri che noi prima o poi dopo succede questo. L'ultima cosa, io poi ho finito, con Dimitri, bella, bella, cioè Corini l'ha messo là, come ci aspettavamo tutti, e Bro lo limitava parecchio. Quando Dimitri è tornato nel suo ruolo di mediano e ha messo dentro a Tremolada, sarei visto anche il viso che io conosco io, cioè che... Beh, il suo ruolo è quello, vabbè. Cosa vi siete detti? Vi siete abbracciati? Gli ho fatto i complimenti perché ha fatto una partita ottima. Non riuscite a vincere. Non riesco a vincere. No, è giusto che lui gioisca. L'ho visto triste negli occhi, ma è normale. L'ho visto triste, però deve gioire per la vittoria del Brescia. Lui ha fatto una grande partita, quindi vuol dire che è un grande professionista e sono contento. Dispiace, ho detto, perché noi... eravamo partiti bene, poi abbiamo visto questa piccola flessione. Non è crisi, è una piccola flessione. No, non è crisi, però è un atteggiamento che è strano. Cioè strano, non... dobbiamo cercare tutti insieme, e vi chiedo a voi, e al pubblico anche che è stato bravo, di saperci capire. Capire perché è un processo di crescita che dobbiamo tutti insieme saper assorbire. Io lo sapevo che c'era di soffrire, lo sapevo, quindi... Il primo tempo mi sono piaciuti molto, vi dico la verità che per la prima volta ho visto una grande squadra e quindi dobbiamo trovare un equilibrio tra il primo e il secondo tempo. Ci vorranno altre 6 o 7 partite, bene. Tutti insieme lottiamo, vedrete che il Padova rimarrà in Serie B. Il nostro obiettivo è quello, nessuno deve dire. Cioè, e quindi dobbiamo, che sia l'ultima giornata, l'ultimo minuto, faremo delle capriole all'incontrario. Questo è il nostro campionato. Vi assicuro che io non volerò di un centimetro per... riconquistarmi quello che ci siamo fatti l'anno scorso, cioè portare in Serie B e non farcelo riportare via, con la grande tranquillità e lucidità.